Buon pomeriggio a tutti, io sono Ferdinando Gliozzi, sono membro corrispondente dell'Accademia delle Scienze di Torino e ho insegnato a lungo all'Università di Torino come ordinario di fisica teorica. Questa è la prima di una coppia di lezioni sulle simmetrie in fisica. Il termine simmetria o simmetrico nel linguaggio comune, si riferisce di solito a figure, oggetti. In realtà il termine simmetria è molto più generale e oltre a oggetti e figure si riferisce a formule, algoritmi, teorie, calcoli. Allora, che cos'è una simmetria? Allora, in accordo con la definizione di Hermann Weyl, è una trasformazione che lascia questa cosa invariata, una trasformazione che questa cosa può subire e la lascia invariata. Bene, qua vedete una successione di figure che sono ordinate per grado di simmetria. La prima figura non mostra nessuna particolare simmetria, la seconda vedete che ha un asse di simmetria orizzontale, quindi una riflessione rispetto a questo asse manda la figura di se stessa, la terza che è un'ellisse ha una simmetria in più perché accanto all'asse di simmetria orizzontale ha anche un asse di simmetria verticale, il quadrato è ancora più simmetrica perché è ancora più simmetrico perché oltre alle due simmetrie precedenti, posso anche ruotare di 90 gradi attorno al suo centro, mandando il quadrato in se stesso. Il cerchio è la figura più simmetrica di tutti, perché è una rotazione di un angolo arbitrario rispetto al suo centro, manda la figura in se stessa, quindi è una simmetria. Se vado poi in dimensioni superiori, ad esempio, in tre dimensioni, il cilindro ha le stesse dimensioni del cerchio più un piano di simmetria, quello che lo divide a metà. Ho scritto poi delle formule, tre formule. La prima formula non si vede nessuna particolare simmetria, nella seconda vedete che uno può scambiare tra di loro x e y e lascia l'espressione invariata. La terza è la più simmetrica di tutti perché scambiando x, y e z in sei maniere possibili il risultato non cambia. Dunque, in queste lezioni ci occuperemo non di simmetrie di oggetti o figure specifiche, ma ci occuperemo delle simmetrie delle leggi fisiche, cioè delle regole del gioco che controllano lo sviluppo di tutti i fenomeni fisici che ci circondano. E cercheremo di vedere come le simmetrie di queste leggi influenzino i fenomeni fisici che osserviamo. Una proprietà importante delle simmetrie è che queste si possono combinare tra di loro. Se una figura è invariante per una rotazione di angolo alfa e per una rotazione di un angolo beta, è invariante anche per una rotazione dell'angolo alfa più beta. Più precisamente, le simmetrie formano gruppo. Il termine gruppo e la nozione di gruppo fu introdotta circa 200 anni fa da uno studente dell'École Normale Supérieure di Parigi, Évariste Galois. Nel suo caso, le simmetrie di cui si occupò erano le permutazioni delle radici delle equazioni algebriche di grado qualunque. E studiando le proprietà di questo gruppo di simmetrie, riuscì a dimostrare, tra le altre cose, che riuscì a trovare una condizione necessaria e sufficiente affinché una
equazione algebrica di grado qualunque potesse essere risolta per radicali. Su queste sue idee scrisse varie memorie che fece avere ai più grandi matematici dell'epoca come Cauchy, Fourier e Poisson, ma non fu compreso. Anzi, la lettera di Poisson che gli annunciava che la sua memoria non sarebbe stata pubblicata dall'Accademia delle Scienze di Parigi, lo raggiunse in carcere, dove era finito per i suoi sentimenti repubblicani. È nota poi la tragica fine di Galois a 20 anni, sfidato a duello per una questione di donne ed essendo sicuro di soccombere, passò la notte precedente al duello a scrivere a un amico un riassunto delle proprie idee. E passarono più di 10 anni prima che il mondo matematico, in particolare Liouville, si rendesse conto del valore e della profondità del suo contributo. Liouville studiò a fondo le opere di Galois e scrisse in forma più comprensibile, e da allora la teoria di Galois è un argomento importante dell'algebra moderna. Ma che cos'è un gruppo, secondo Galois? Allora, un gruppo è un insieme di elementi, che nel caso specifico saranno trasformazioni, saranno simmetrie, che gode questo insieme di queste tre proprietà. Prima di tutto, ogni coppia di elementi di questo insieme individua un terzo elemento, l'elemento prodotto, A per B, che appartiene ancora all'insieme. Esiste l'elemento neutro, l'identità, cioè in termini di trasformazione è la trasformazione identica, e poi ogni elemento ammette un inverso. Queste tre proprietà definiscono un gruppo. Più semplice gruppo non banale che uno può definire è un gruppo di due elementi che è denotato di solito con Z2. Uno degli elementi naturalmente è l'unità, l'elemento neutro, perché ogni gruppo ha questo elemento e questo elemento è inverso di se stesso. Quindi anche l'altro elemento è inverso di se stesso e quindi la tavola di moltiplicazione di questo gruppo di elementi è univocamente stabilita e si può realizzare banalmente con più 1 e meno 1 rispetto all'operazione di prodotto. In fisica ci sono molti interessanti esempi di simmetrie tipo Z2 e ne vediamo subito uno. Se noi prendiamo qualunque sistema fisico e in questo sistema scambiamo due particelle identiche, ad esempio due molecole che lo compongono o due atomi, due elettroni, questo scambio è inosservabile, quindi il sistema resta tale quale e quindi questa trasformazione è una simmetria. E questa simmetria è proprio descritta dal gruppo Z2, perché se io non scambio queste due particelle, questa è la trasformazione identità, se le scambio, questa è proprio l'altro elemento del gruppo, e se applico due volte questo scambio, riottengo l'unità, quindi proprio Z2. Allora, in meccanica quantistica questa semplice simmetria ha un'importante conseguenza. Infatti noi sappiamo che in questa teoria l'evoluzione in qualsiasi processo è descritta da una funzione d'onda
e la probabilità che questo processo avvenga è dato dal modulo quadro di questa funzione d'onda, psi quadro. Dunque, se lo scambio tra due particelle identiche è una simmetria, questo vuol dire che questo modulo quadro è una funzione simmetrica dello scambio di x e di y. E per essere più precisi, adesso x e y indicano i numeri quantici che caratterizzano queste due particelle che voglio scambiare tra di loro. Ora, l'insieme delle particelle elementari si dividono in due grandi categorie in base al loro spin. Se lo spin è intero, quando è misurato in unità di h tagliato, dove h naturalmente la costante di Planck, h tagliato è h su 2 pi greco, beh, se lo spin è intero, questi sono i bosoni, e in questo caso lo scambio di queste due particelle identiche è anche una simmetria della funzione d'onda, cioè la funzione d'onda è una funzione simmetrica rispetto a questo scambio. Viceversa, per l'altra classe di particelle, quelle che hanno spin semintero, lo scambio di queste due particelle, che in questo caso si chiamano fermioni, lo scambio di questi due fermioni generano questo segno meno, cioè psi di xy è uguale a meno psi di yx, cioè la funzione d'onda, si dice, è antisimmetrica rispetto a questo scambio. Allora è chiaro che se x è uguale a y, cioè se questi due fermioni hanno gli stessi numeri quantici, quindi psi di xx deve essere uguale a meno se stesso e quindi non può che essere nullo. E quindi è nullo anche il suo modulo quadro, e quindi la probabilità che due fermioni abbiano gli stessi numeri quantici è nulla. E questo è semplicemente l'enunciato del principio di esclusione di Pauli. Quindi questa è un'applicazione importante di questa banale simmetria. Ma vediamo adesso una classe molto più generale di simmetrie delle leggi fisiche, che sono le simmetrie spazio-temporali, cioè quelle simmetrie che coinvolgono trasformazioni dello spazio e del tempo. Per esempio abbiamo simmetrie per traslazioni spaziali. Cosa vogliamo dire con questa trasformazione? Supponiamo di avere una data apparecchiatura in una data posizione, eseguiamo un esperimento con questa apparecchiatura, se poi spostiamo questa apparecchiatura in un'altra posizione o costruiamo un apparato identico in un'altra posizione, se le condizioni in cui si svolge questo esperimento non sono cambiate, devo ottenere lo stesso risultato. E questo esprime appunto la simmetria per traslazioni spaziali. Analogamente, se questo esperimento lo faccio di mattina, di pomeriggio, 13 giorni, se non cambiano le condizioni dell'esperimento, il risultato è lo stesso. Quindi questo esprime la simmetria per traslazioni temporali. Analogamente, io posso ruotare il mio apparato rispetto a un asse scelto a caso e un angolo arbitrario, e di nuovo, appunto, se non cambiano le condizioni in cui si svolge questo esperimento, devo ottenere lo stesso risultato. Uno potrebbe dire: ma se ad esempio c'è un campo magnetico, la rotazione di questo apparato potrebbe influenzare l'esperimento. Beh, se c'è un campo magnetico e questo campo magnetico influenza l'esperimento, devo ruotare anche il campo magnetico e allora il risultato non cambia. Quindi questo esprime la invarianza per rotazioni, o la simmetria per rotazioni. Infine, noi sappiamo che tutte le leggi fisiche sono scritte per sistemi inerziali, e questi sono sistemi che si muovono uno rispetto all'altro di un moto rettilineo uniforme. Allora, l'esperimento svolto su un sistema che si muove di moto rettilineo uniforme rispetto a
sistema inerziale, non dipende dalla velocità con cui questo sistema si muove. Quindi questo esprime l'invarianza rispetto a queste trasformazioni da un sistema inerziale all'altro. E a questo punto non possiamo non citare Albert Einstein del 1905, quando era ancora impiegato dell'ufficio brevetti a Berna, perché proprio in quell'anno ha formulato, formulando la relatività generale, aveva messo in evidenza per primo, per tutti i fisici, la grande importanza delle simmetrie in fisica. E con l'enunciato del postulato fondamentale della relatività speciale, e cioè che la velocità della luce non dipende dallo stato di moto della sorgente che lo emette, da questo postulato si possono ricavare semplicemente le leggi di trasformazione tra un sistema inerziale all'altro, che sono appunto le famose trasformazioni di Lorentz. L'insieme di tutte queste trasformazioni spazio-temporali che ho elencato formano il gruppo di Poincaré, dal nome del matematico che per primo studiò a fondo questo gruppo. Questo è un gruppo di simmetrie continue, con questo si vuol dire che queste trasformazioni dipendono con continuità da parametri, ad esempio le traslazioni spaziali dipendono dai tre parametri, tre coordinate di un asse del sistema di assi cartesiani. Analogamente le traslazioni spaziali dipendono dall'istante in cui comincio a misurare i tempi. E le rotazioni, l'invarianza per le rotazioni dipende dalla scelta dell'asse di rotazione, dell'angolo di rotazione e così via. E quindi sono queste trasformazioni che dipendono con continuità da questi parametri. Ci sono poi altre due simmetrie che non dipendono invece da parametri, quindi sono simmetrie discrete, e sono tutte e due simmetrie di tipo Z2, che sono l'inversione temporale e le riflessioni spaziali. Ci sono naturalmente molte altre simmetrie, abbiamo visto ad esempio quella per permutazioni di particelle identiche, vedremo la coniugazione di carica, ne vedremo altre alla prossima lezione, e ce ne sono tantissime altre. Ma questa lezione ci occupiamo soprattutto delle simmetrie spazio-temporali. Una conseguenza importante delle simmetrie continue fu messo in luce da questa grande matematica, Emmy Noether, matematica tedesca, che nel 1915 dimostrò questo teorema che porta il suo nome, che afferma che ogni simmetria continua implica una legge di conservazione. E precisamente c'è una quantità conservata per ogni parametro continuo della trasformazione. Per esempio, per la simmetria delle traslazioni spaziali, che abbiamo detto dipende da tre parametri, la quantità conservata associata è la quantità di moto, che è un vettore, quindi sono tre quantità scalari conservate. Analogamente, la simmetria per traslazioni temporali dipende da un parametro e la quantità conservata è l'energia totale di un sistema. Infine, le rotazioni attorno ad un asse sono simmetrie che dipendono da tre parametri, due per fissare l'asse e uno l'angolo di rotazione, e di nuovo la quantità conservata è un vettore, il momento angolare, quindi tre componenti. E così via. Questa è una proprietà che è vera non soltanto per le simmetrie spazio-temporali, ma tutte le simmetrie continue, come
avremo occasione di vedere. La vita di Emin Oettker, in particolare la sua carriera accademica, ebbe molte difficoltà per pregiudizi di genere e nonostante il deciso appoggio di Hilbert, che era il più influente matematico dell'epoca, non riuscì ad avere una cattedra in Germania ed anzi con l'avvento del nazismo dovette emigrare negli Stati Uniti dove poco dopo morì di malattia. E c'è un bel articolo di Einstein pubblicato sul New York Times in occasione della morte di questa grande matematica in cui illustra il coraggio e la grandezza di Emin Oettker. Adesso passiamo a descrivere invece simmetrie discrete, simmetrie spazio-temporali discrete e cominciamo con l'inversione temporale. Questa è la simmetria che cambia il segno al parametro tempo. E ci sono molte equazioni del moto, in particolare quelle che descrivono il moto di sistemi microscopici come atomi e molecole che compongono un gas, che sono invarianti per questa trasformazione. E in particolare l'esempio tipico è l'equazione del moto di Newton, F uguale a ma. Infatti, se indichiamo con x di t una soluzione di questa equazione, quindi questa rappresenta una traiettoria del moto in funzione del parametro tempo. Se cambiamo segno al parametro, quindi prendiamo x di meno t, questa è ancora una soluzione che descrive la stessa traiettoria percorsa in senso opposto, cioè dalla posizione finale a quella iniziale. Questo sta a dire che in generale i processi microscopici sono reversibili, cioè posso scambiare il passato col futuro e descrivo sempre lo stesso tipo di moto. In altri termini, se io immagino di registrare, ad esempio filmare, il moto di qualche molecola di un gas e poi provo a riproiettare questo film al contrario, dall'ultimo fotogramma al primo, non posso decidere, guardando questo film, se quel che vedo è il vero processo reale o la sua inversione temporale, perché il moto delle singole molecole di un gas è un moto perfettamente reversibile. E allora qui appunto nasce un problema, perché uno si può chiedere, ma allora come mai invece il comportamento del gas e in generale di tutti i processi macroscopici si nota la irreversibilità, cioè da dove nasce questa irreversibilità, che d'altra parte è appunto una proprietà sancita per tutti i sistemi macroscopici dal secondo principio della termodinamica, che dice che l'entropia di un sistema isolato, se non è costante, deve crescere. E questo significa che per un sistema macroscopico esiste una direzione futura, cioè quel che si dice una freccia del tempo. Il sistema si evolve verso un aumento dell'entropia, un aumento del disordine. Allora bisogna appunto capire un po' perché, come può nascere questa proprietà di irreversibilità del sistema macroscopico, dato che è composto da tanti sistemi microscopici, ognuno dei quali ha un comportamento reversibile. E la ragione generale è che appunto questo sistema macroscopico
che è composto da tanti sistemi microscopici identici, è il più semplice esempio di sistema complesso. E i sistemi complessi sono caratterizzati dal fatto del manifestarsi di proprietà emergenti, cioè proprietà che nascono dall'insieme dei costituenti del sistema e che i singoli costituenti non hanno. E qui appunto la proprietà emergente di un gas, in generale un sistema macroscopico, è proprio la irreversibilità. Nel caso specifico di un gas possiamo capire più in dettaglio l'origine di questa irreversibilità macroscopica andando a vedere come sono fatte, da cosa sono determinate le traiettorie del moto di queste molecole. Allora, gli ingredienti che stabiliscono la traiettoria del moto sono due: le equazioni del moto, che queste sono invarianti per inversioni temporali, ma sono necessarie anche le condizioni iniziali per stabilire una traiettoria. E queste in generale non sono invarianti rispetto all'inversione temporale. Di solito l'insieme delle configurazioni finali è più disordinato, più ampio dell'insieme delle condizioni iniziali, come adesso vedremo in un esempio. Infatti, un processo tipico irreversibile è il processo della diffusione. Ad esempio, la diffusione di un inquinante nell'aria o di una goccia di inchiostro in un bicchiere d'acqua. Bene, uno può partire, come ha fatto Einstein nel 1905, nell'Annus Mirabilis, cui oltre alla formulazione della relatività speciale e dell'effetto fotoelettrico, c'è un terzo lavoro sul moto browniano, cioè il moto di una piccola particella o di una molecola immersa in un fluido o in altre molecole. E Einstein fece vedere come dallo studio del moto della singola molecola è possibile risalire alle leggi di diffusioni macroscopiche che, come noto, sono irreversibili. Allora, un modello matematico utile a descrivere il moto di una particella browniana o di una molecola in un fluido è dato dai random path, cioè o cammini casuali. Cammini casuali sono dei modelli, anzi è un modello matematico che descrive il tipico comportamento casuale di una particella immersa in un fluido che va incontro a urti casuali. Allora si pone questa particella inizialmente nell'origine nell'origine, e poi a intervalli regolari di tempo si registra la posizione di questa particella e ogni volta il sistema decide in quale direzione arbitrare, in quale direzione random muoversi e di quale entità random spostarsi. Quindi dopo il primo passo si troverà qua, il secondo passo si troverà qua e dopo il centesimo passo si troverà qua in questa posizione. Siccome questo cammino casuale è generato con una legge probabilistica, è possibile calcolare la probabilità che questa particella browniana percorra esattamente questa traiettoria a partire dall'origine fino al punto finale. E uno si può rendere conto che questa probabilità è proprio uguale alla probabilità che questa
particella posta nella posizione finale ripercorra esattamente lo stesso cammino casuale fino all'origine. In altri termini, questi cammini casuali così generati descrivono processi reversibili. Quindi ogni cammino casuale è un processo reversibile. Ma cosa succede se noi mettiamo non uno ma tanti cammini casuali, tutti partenti dall'origine? Immaginiamo appunto di aver messo una macchia, una goccia di inchiostro in un certo punto, quindi tutto nell'origine. Prendiamo in considerazione ad esempio 100 cammini casuali, tutti posti nell'origine, dopo un intervallo di tempo si troveranno tutti attorno a questo punto centrale, dopo 10 intervalli di tempo il sistema si sarà già più diffuso, dopo 100 passi è ancora più diffuso. E chiaramente il processo complessivo è un processo irreversibile. Se io provo a proiettarlo indietro nel tempo, vedo che è un processo che in realtà in natura non esiste. Cioè non esiste il processo in cui le molecole o le particelle browniane poste in queste posizioni finali con un moto casuale si trovino poi tutte a trovare nel certo istante nell'origine. Quindi questo spiega un po' l'origine in questo caso della irreversibilità, che nasce appunto dal fatto che le condizioni iniziali erano molto più ordinate, tutte le particelle erano vicino all'origine rispetto alle condizioni finali dove le particelle sono sparpagliate in tutto lo spazio. Vediamo adesso l'altra simmetria spazio-temporale discreta, che è la riflessione spaziale. Questa si ottiene ponendo uno specchio piano nell'origine di un sistema d'assi cartesiani, e questo piano deve essere, questo specchio deve essere ortogonale all'asse Z. Quindi la riflessione speculare non fa altro che cambiare il segno alla coordinata Z. E questa trasformazione è stata studiata per la prima volta in relazione alla fisica da Eugen Wigner, questo grande fisico ungherese naturalizzato americano che è considerato un po' il padre della teoria dei gruppi, l'uso della teoria dei gruppi in fisica. E Wigner, studiando le leggi dell'elettromagnetismo e della meccanica relativistica, fece vedere che l'immagine speculare di un processo reale descrive questa immagine speculare di nuovo un processo che può avvenire nella realtà. Quindi questo fatto, questa osservazione, si dice che la riflessione spaziale è una simmetria, o con un modo di dire equivalente, si dice che la parità è conservata. Dire che la parità è conservata o dire che la riflessione spaziale è una simmetria è esattamente la stessa cosa. Qui si è aggiunto l'avverbio quasi, perché il lavoro di Wigner è del 27 e non poteva sapere che alcuni decenni dopo, come vedremo, sono state scoperte dei processi in cui questa proprietà di simmetria non è più vera, ma la vedremo tra poco. Prima volevo discutere una proprietà interessante della riflessione spaziale. Allora, sappiamo che l'immagine speculare di un oggetto di solito è diversa, quasi sempre diversa, dall'oggetto stesso, non è sovrapponibile. Il tipico esempio che si fa è l'immagine speculare della mano destra e una mano sinistra e viceversa. Qui c'è anche
l'esempio di una molecola una molecola molto importante nei processi biologici, una molecola organica che è un amminoacido, e anche in questo caso si vede che appunto le due forme chirali, come si dice, la forma destrorsa e sinistrorsa, non sono sovrapponibili. Ebbene, in natura questi amminoacidi esistono solo nella forma sinistrorsa, come diremo più in là. E questa è una proprietà non solo di questi amminoacidi, ma di praticamente tutte le molecole organiche prodotte da processi biologici. Se prendiamo ad esempio la molecola organica più diffusa in natura, che è il glucosio, è prodotto ad esempio nella fotosintesi clorofilliana. Bene, questo glucosio prodotto biologicamente è detto anche destrosio o glucosio destrogiro, perché una soluzione di questo zucchero fa ruotare il piano di polarizzazione della luce verso destra, cioè in senso orario. Perché appunto è composto questo zucchero da una sola forma chirale, dalla forma destrogira. Esiste anche la forma levogiro, cioè la forma speculare, che dal punto di vista chimico-fisico è indistinguibile dall'altra. Tutte le proprietà fisiche e chimiche di queste due forme chirali del glucosio sono perfettamente identiche. E infatti uno può produrre sinteticamente con un processo chimico il glucosio, ma il glucosio prodotto sinteticamente è composto 50% glucosio destrogiro e 50% glucosio levogiro. Una soluzione di questo composto non fa ruotare il piano di polarizzazione della luce. Se però mettiamo in questa soluzione un batterio, ad esempio un batterio della fermentazione che trasforma il glucosio in alcol, questo batterio è in grado di trasformare soltanto il glucosio destrogiro, quindi rimane soltanto il glucosio levogiro, quindi dopo un po' questa soluzione farà ruotare il piano di polarizzazione della luce verso sinistra, in senso antorario. E questa è la proprietà generale di tutte le molecole organiche prodotte o utilizzate dai processi biologici. Sono tutte di un'unica forma chirale. L'origine di questa monochiralità, come si dice, in realtà non è conosciuta. L'ipotesi più accettata è che probabilmente nelle prime forme di vita, nelle prime sintesi proteiche, ad esempio, è stata scelta casualmente una delle due forme chirali nella produzione, e poi questa scelta casuale iniziale si è propagata nella successiva evoluzione di queste forme di vita ed è arrivata fino a noi. Quindi, se questa spiegazione è quella vera, vuol dire che questa monochiralità osservata nel mondo vivente sulla Terra sta a indicare una sostanziale unità delle forme di vita sulla Terra, cioè tutte sono derivate da un unico organismo, se questa è la spiegazione. E quindi c'è da aspettarsi, siccome appunto sicuramente la vita sulla Terra non è l'unica forma di vita che esiste nell'universo, ci saranno altri pianeti con vite che potrebbero essere simili a quelle sulla Terra, e tra queste altre vite simili alla Terra
potrebbero essersi delle forme di vita in cui la scelta di chiralità è opposta a quella avvenuta sulla Terra, se è vera l'ipotesi che l'origine è stata una scelta casuale iniziale. Ma questo per ora non si sa. C'è un'altra proprietà fondamentale della riflessione spaziale che fu messa alla luce inaspettatamente nel 1956. Questi due fisici cinesi, Li e Yang, residenti negli Stati Uniti, che avevano anche lavorato con Fermi, in questa lettera sul Physical Review, analizzando il decadimento di mesoni che allora si chiamavano tau e teta, oggi si chiamano K, e esaminando criticamente il decadimento radioattivo di varie sostanze. E ricordo che appunto le forze responsabili, interazioni responsabili del decadimento radioattivo sono le interazioni deboli. Bene, discutendo criticamente questi processi deboli di decadimento, arrivarono a ipotizzare che la parità poteva non essere conservata. Questa è appunto l'ipotesi che fanno in questo lavoro. E c'è un articolo di ricostruzione storica recente di T.D. Lee, uno di questi due fisici, che riporta proprio il racconto della fisica sperimentale Cheng Hsiung-Wu, che fece l'esperimento decisivo un anno dopo, nel 1957, che mise in luce proprio questa violazione della parità. Allora, racconta Madame Wu, nella primavera del 1956 venne a trovarmi al 13° piano del biolaboratorio alla Columbia University a New York il professor Lee, che mi spiegò i suoi dubbi sulla conservazione della parità nel decadimento dei mesoni tau e teta, e mi disse che questa questione si poteva decidere sperimentalmente studiando il decadimento di nuclei radioattivi polarizzati. Io con mio marito ho appena comprato un biglietto, due biglietti per il transatlantico Queen Elizabeth, per andare prima in Europa con una conferenza a Ginevra, e poi sarei dovuto andare in Cina, dove mancavo da 20 anni. Infatti Madame Li era una nota fisica nucleare, esperta di decadimenti, che aveva fatto anche parte del progetto Manhattan. Dice dunque Madame Wu: ma mi resi conto che se fossi partita subito con questo esperimento, potevo farlo, ero in grado di farlo e potevo battere tutto in velocità. Per cui convinsi mio marito a partire da solo e passai un'attività frenetica la primavera, l'estate, l'autunno di quell'anno, perché questo esperimento andava fatto a una temperatura bassissima, una temperatura dell'elio superfluido, e alla Columbia University non c'erano queste attrezzature, l'esperimento si doveva fare a Washington, e io avevo poi i miei doveri di insegnante alla Columbia University, per cui ho passato questo periodo con un'attività frenetica tra Washington e New York. E alla fine riuscì a prendere l'ultimo treno da Washington a New York prima delle vacanze di Natale del 1956, perché l'aeroporto di New York era chiuso per neve, e potei annunciare al professor Lee
che effettivamente la parità era violata nelle interazioni deboli. Ma vediamo come era organizzato questo esperimento, come veniva questo esperimento. Dunque, era basato sul cobalto 60. Il cobalto 60 è una sostanza radioattiva che decade beta meno ed è ferromagnetica, come il ferro e il nichel. Quindi è dotata di spin e quindi un sottile estratto di questo cobalto 60 viene messo su un supporto e immerso in un intenso campo magnetico per orientare gli spin dei nuclei. Ma questo non è sufficiente perché l'agitazione termica tende a disordinare questi spin, quindi bisogna mettere questo sistema a una temperatura bassissima, 2 gradi Kelvin, quindi ci vuole l'elio superfluido per raggiungere questa temperatura. E in queste condizioni la cosa osservata da Cheng Chung-Wu era che gli elettroni emessi in questo decadimento venivano emessi prevalentemente nella direzione opposta allo spin del cobalto 60, del nucleo di cobalto 60. Allora vediamo perché questo processo, questo semplice processo, viola la conservazione della parità. La ragione è molto semplice. Dunque, il nucleo di cobalto 60 è dotato di spin, quindi si comporta come una trottola microscopica, che quindi ruota, diciamo, in senso orario, e l'immagine speculare di una trottola che gira in senso orario è una trottola che gira in senso contrario. E quindi l'immagine speculare è uno spin rivolto verso l'alto e uno spin del nucleo di cobalto 60 rivolto verso il basso. Quindi quel che si vede allo specchio, si vede un elettrone emesso nella stessa direzione dello spin. E quindi questo è un processo che in natura non esiste. In natura l'elettrone è messo prevalentemente in direzione opposta, cosa che non succede nell'immagine speculare. Quindi basta questo per dire che la simmetria per riflessioni speculari è violata da questo decadimento. Il risultato di questo esperimento suscitò un grande clamore nel mondo dei fisici quando fu riferito a Pauli, uno dei grandi esperti in quel momento. Pauli disse: impossibile, bisogna ripetere l'esperimento. Infatti l'esperimento fu ripetuto, fu confermato, non solo, ma in quello stesso anno, 57, furono fatti molti altri esperimenti di interazioni deboli, quindi di decadimenti, e tutti confermarono la violazione della parità in questi processi. C'è un altro dettaglio che possiamo dire relativo a questo esperimento che conferma questa interpretazione. Infatti il cobalto a spin 5 decade perché un neutrone del suo nucleo si trasforma in protone con l'emissione di un elettrone e si trasforma in nickel, che invece è spin 4. Quindi in questo decadimento il nucleo perde un'unità di spin. L'elettrone trasporta soltanto mezza, quindi deve essere messa un'altra particella, infatti si sa che viene messo un antineutrino. Per la conservazione della quantità di moto, di cui abbiamo parlato all'inizio di questa lezione, questo antineutrino deve essere messo nella stessa nella direzione opposta a quella dell'elettrone, e le due mezze unità di spin dell'elettrone e dell'antineutrino devono essere entrambe parallele allo spin del cobalto, perché così anche il momento angolare possa essere conservato.
Ma vediamo che cos'è l'immagine speculare dell'antineutrino. Dunque, questo antineutrino nel processo reale ha uno spin che è orientato nella stessa direzione del moto dell'antineutrino, quindi quel che si dice un neutrino right-handed, distorso. L'immagine speculare di questo antineutrino è un antineutrino con lo spin opposto. Abbiamo detto che l'immagine speculare cambia l'orientazione dello spin. Quindi l'immagine speculare dell'antineutrino è un antineutrino sinistroso con lo spin in direzione opposta. Un antineutrino che non è mai stato osservato in natura. Quindi questo è un altro motivo che ci fa dire che questo processo viola la conservazione della parità, perché l'immagine antineutrino è qualcosa che non esiste in natura. C'è un'altra simmetria strettamente legata alla parità, che è la coniugazione di carica. La coniugazione di carica è quella trasformazione che cambia una particella in antiparticella e viceversa. Ed è una trasformazione che nasce dopo la scoperta o l'invenzione nel 1928 da parte di Dirac dell'equazione relativistica dell'elettrone. In questa equazione c'erano degli stati di energia negativa di difficile interpretazione, perché lì per lì questi stati di energia negativa sembravano rendere instabile la teoria, perché un elettrone poteva decadere in questi stati. Per cui l'anno successivo Dirac avanzò l'ipotesi che quasi tutti questi stati a energia negativa fossero occupati, e quindi questa è l'ipotesi del mare di Dirac. E allora si sono occupati, siccome l'elettrone è un fermione, vale il principio di Pauli, se questi stati negativi sono tutti occupati, l'elettrone non può decadere in questi stati qua. E gli eventuali buchi, gli eventuali livelli vuoti di questo mare si comportano come particelle di carica positiva. E in questo lavoro Dirac adombra la possibilità che queste cariche positive non siano altro che i protoni. Allora uno si chiede oggi come mai questa ipotesi, che oggi ci appare così assurda. Il protone, una particella che è molto più pesante, 1836 volte più pesante dell'elettrone. Ma il tempo di dire che in realtà le uniche particelle cariche conosciute erano proprio l'elettrone e il protone. E anzi c'erano discussioni molto accese per spiegare l'apparente asimmetria tra cariche elettriche, nel senso carica negativa molto leggera e carica positiva molto, molto pesante. Quindi questo spiega l'iniziale ipotesi di Dirac. Comunque questa ipotesi fu criticata da Oppenheimer, che fece vedere che era logicamente impossibile. E infatti poi nel 1931 Dirac sostenne che appunto, i buchi nel mare di Dirac sono degli elettroni positivi. E qui bisogna riconoscere il grandissimo coraggio, fiducia di Dirac nella propria equazione, perché l'unico elemento che lui aveva per affermare questa cosa era l'assoluta verità dell'equazione che lui aveva trovato. E in base alle sue equazioni concludo che doveva esistere un elettrone positivo. E in effetti, poi l'anno successivo, Anderson scoprì l'esistenza
dei positroni, cioè degli elettroni positivi nei raggi cosmici. In seguito poi Stuckelberg e poi Feynman facevano vedere che questa ipotesi del mare di Dirac non era necessaria, e questi stati, questi apparenti stati a energia negativa si potevano interpretare in realtà come particelle che si muovono indietro nel tempo, e con questa interpretazione era facile vedere che elettroni, che particelle e antiparticelle sono, hanno necessariamente la stessa massa, ma carica elettrica e spin opposti. Allora, questa trasformazione C, questa simmetria C, fu messa in gioco da un grande fisico sovietico, Lev Landau, che proprio in quello stesso anno, nel 1957, fece la seguente osservazione. Dice, d'accordo, l'esperimento di Wu mostra che la parità non è conservata. Se però noi facciamo una trasformazione composta, cioè C e P, cioè oltre alla riflessione spaziale facciamo anche una coniugazione di carica, bene, questa è una simmetria di questo processo. E il ragionamento è molto semplice, infatti se accanto alla riflessione spaziale facciamo anche una coniugazione di carica, dunque il cobalto diventa anticobalto, con lo spin rivolto verso il basso, l'elettrone diventa un positrone, quindi l'elettrone negativo diventa elettrone positivo, come deve essere, e l'antineutrino, right-handed, distorso, diventa un neutrino si distorso, che è proprio il neutrino che conosciamo, i neutrini che conosciamo sono si distorsi. Quindi il processo CP trasformato, quindi trasformato con P e con C, descrive di nuovo un processo reale, un processo che può avvenire in realtà. Quindi è un processo che conserva la combinazione C con P. E quindi appunto con questo contributo tutti si convinsero, almeno preliminarmente, che questa era la combinazione giusta, conservata anche dalle interazioni deboli, oltre che tutte le altre interazioni conosciute. E per di più, questa osservazione poteva essere combinata con un altro fatto, il teorema CPT, un teorema molto generale dimostrato qualche anno prima indipendentemente da Luders e da Pauli, i quali fecero vedere che in ogni teoria quantistica relativistica, cioè in variante di Lorentz, la combinazione di queste tre trasformazioni C, P e T, coniugazione di carica, parità e inversione temporale, è sempre una simmetria. Quindi se CP è una simmetria, anche T lo è. In realtà, poi, qualche anno dopo, lo studio accurato del decadimento K, dei mesoni K, fece vedere, parte dei Crony e Fitch, che in realtà CP, almeno indirettamente, non è sempre conservato. E molto più recentemente, nel 2001, è stata osservata anche la violazione diretta, sempre nelle interazioni deboli, della conservazione di CP. Questa sia a Stanford, nel laboratorio SILAC, sia in Giappone. E quindi ora è sicuro che la trasformazione CP non è una simmetria universale. E questa torna comoda adesso per spiegare una asimmetria del nostro universo. Infatti, dall'analisi dei raggi cosmici che provengono da tutte le parti dell'universo, quindi esaminando questi raggi cosmici, vediamo che questi sono
maniera preponderante composti da materia anziché antimateria, in abbondanza da protoni e pochissimi antiprotoni. Quindi c'è una grande asimmetria, cioè molta più materia che antimateria. E questo si può spiegare appunto con il fatto che la simmetria CP non è conservata in alcune interazioni. Questo è l'ultimo argomento della lezione. La prossima volta tratteremo precisamente due argomenti, la rottura spontanea di simmetria, che è un fenomeno molto generale, molto importante, e poi affronteremo l'argomento più difficile, ma forse anche più importante, le simmetrie di gauge, le simmetrie che sono alla base delle interazioni fondamentali della natura. Alla fine di queste trasparenze potete trovare poi dei riferimenti a articoli scientifici e una letteratura su questo argomento. Grazie per la vostra attenzione.